Nice to Meet You, un appuntamento ormai già atteso. Sì, è il settimo anno che facciamo questa festa tutta dedicata al gelato artigianale, quindi al miglior gelato che esiste sul mercato italiano. Ed è una festa che serve proprio a significare la profonda differenza tra un gelato artigianale e un gelato industriale, nella qualità, nel gusto, nella forza nutrizionale, in tutte quelle cose dove l'artigianato è leader sicuramente e dove esprime il meglio di sé. Quest'anno c'è questa collaborazione con Nocciola Vendina, sicuramente vi domanderanno come mai la Vendina non c'è. Dunque, la Nocciola viene perché noi abbiamo deciso quest'anno di fare il premio qualità su una specificità del territorio campano. E chiaramente il discorso era tra lo sfusato della costiera amalfitana e la Nocciola. Quest'anno abbiamo preferito le Nocciole e abbiamo scelto un consorzio che esiste, quindi una cooperativa di produttori agricoli che stanno nella Vellinese, perché la maggior parte del fatturato della Nocciola avviene in quella zona della regione Campania, e quindi abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione finalizzato. Quest'anno lo faremo con la Nocciola, l'anno prossimo sarà un prodotto, sempre un altro prodotto della filiera agricola del nostro territorio, intendo Campania, perché è una festa che va oltre Salerno. Per i visitatori la possibilità di assaggiare il vero gelato artigianale, ma anche la possibilità di poter conoscere da vicino come si realizza un gelato, perché non mancheranno anche per questa edizione gli appuntamenti con gli sciocchettini. Sì, gli appuntamenti sono con Angelo Grasso, che è un importantissimo maestro italiano, che in piazza farà il gelato, quindi si vedrà come si fa il gelato. C'è un appuntamento anche nutrizionista, perché il gelato può essere un da passeggio e anche un ottimo alimento. E poi avremo la presenza del tartufo di Vizzo Calabro, che è la novità. Il tartufo di Vizzo Calabro, che è una specificità, è una, come dire, è una punta di qualità altissima della regione, e sarà presente nel giardino del consorzio, appunto, del giardino di Vizzo Calabro. Più è un appuntamento ormai atteso, importante per l'economia di Salerno, anche per valorizzare ovviamente i prodotti artigianali. Permettetemi innanzitutto un riscontro personale. Io 2 anni fa, appena insediato alla presidenza della Camera di Commercio, dopo 2 o 3 giorni ho fatto la prima conferenza stampa per Ice Meet, quindi ci sono legato anche affettivamente, e diciamo che ha portato bene. Detto ciò, è un'ottima iniziativa, la CLAI è un'associazione di artigianato molto attiva e molto presente sul territorio, ma anche con delle iniziative di grande qualità. Questa è, ormai non ricordo bene quale edizione, ma in sostanza è un'iniziativa che già ha preso piede, e il problema è sempre quello: mettere in evidenza rispetto all'appiattimento di quello che può essere il genere alimentare in uso comune di quello che troviamo nei supermercati, trovare la specializzazione. E dove c'è qualità ovviamente c'è un forte interesse sempre di più. Questo vale nel piccolo della nostra realtà, del nostro territorio, dell'Italia, nel piccolo dell'Italia, poi vale a livello mondiale, perché se l'agroalimentare italiano, che di massa è un agroalimentare di qualità, è sempre più desiderato nel mondo, vuol dire che la qualità paga, anche perché lì dove nei paesi si alza il livello di vita, si alza il tenore di vita dei paesi che in qualche maniera hanno fatto notevoli passi in avanti, c'è la richiesta di prodotti di maggiore qualità. Io dico sempre, consentitemi di uscire un po' dall'iniziativa specifica molto meritoria di SMTU, tenete presente che il fatturato mondiale dell'Italian Sounding, cioè di tutti i prodotti che hanno nome italiano ma non sono italiani, sono di fatti contraffatti, è 5 volte quello che è la vera produzione italiana. Quindi questo ti lascia immaginare quanto desiderio di qualità italiana c'è. Nello specifico parliamo di gelato, un prodotto che tutti apprezziamo, perché io rispetto quando ero, avevo parecchi anni in meno, è uno di quei prodotti che si è totalmente destagionalizzato. Prima il gelato lo legavamo solo al periodo estivo, oggi è un prodotto che si mangia tutto l'anno. Questo merito sicuramente di chi l'ha prodotto in qualità e con grande qualità, è diventato di fatto un dolce sostitutivo di quello che è la normale pasticceria. È ovvio che quando la qualità
c'è, paga, e quindi noi dobbiamo, come sistema economico, essere lieti che accadano questi eventi di presentazione, ma anche e soprattutto che ci siano imprese che facciano prodotti che veramente sono genuini e apprezzati da tutti. Avuto modo nei giorni scorsi di leggere i commenti, gli approfondimenti sui dati di vista dell'occupazione in Italia. La ripresa c'è stata nel centro-nord, sono aumentati gli occupati tornando ai livelli pre-crisi del 2008, ma non al sud, invece c'è almeno 300.000 persone. Ma guardi, qui la fonte dei dati a volte proprio si vede da dove si parte. Il dato sostanziale. Lei ha detto la crescita c'è stata, io dico la crescita c'è, il che non ci deve far cantare vittoria, nel senso che abbiamo un recupero rispetto ai dati negativi del passato, io ho ribadito in più occasioni, però non perdo occasione di ridirlo, noi abbiamo perso 12 punti di PIL nell'arco dell'anno 2008-2015, il che significa che se siamo scesi da una montagna di 1000 metri, averne recuperati 200 vuol dire solo aver invertito la rotta, ma non essere ritornato a quei livelli. Detto ciò, anche l'occupazione è figlia della crescita. Ricordiamoci, il lavoro non nasce per decreto, per cui se c'è la possibilità e gli strumenti a disposizione per gli investimenti ci sono, in Regione Campania, devo dire anche più del resto del paese, e allora pensiamo all'industria 4.0, pensiamo alle aree di crisi non complesse, pensiamo ai contratti di programma, pensiamo anche a quello che è tutta l'incentivazione che in qualche maniera ha consentito investimenti recenti, penso il 12 andremo a Benevento perché la Nestlé presenta questo grande insediamento della sua pizza sul gelato, poi c'è molta fermento, cioè fermento positivo. È chiaro che da questo poi nascono i posti di lavoro. Il ritardo del mezzogiorno sull'occupazione, però consentitemi, poi quando il dato riguarda la fascia, come vedo, sento dire nel TG, 15-24 anni, io poi rimango anche un po' stupito perché se parliamo di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni non credo che sia un dato che ci possa spaventare o che sia di forte attendibilità, mi preoccuperei più dai 24 ai 34, se mi consente. Allora sotto questo aspetto bisogna essere, ciò detto, il problema non è che non esiste, il problema vero, reale oggi è l'occupazione giovanile, anche perché è chiaro che innalzando l'età la pensione tu automaticamente freni l'ingresso delle nuove dei giovani nel mondo del lavoro, ma su questo credo che qualsiasi governo, quello che c'è e quelli che ci saranno, ci dovrà lavorare seriamente, e questo è vero, cioè il problema giovanile è forte. E poi speriamo che la ripresa si possa, perché poi non bisogna perdere un'occasione. Questi dati sono positivi, ci volevano dopo tanti anni di crisi, noi siamo qui a Salerno, ognuno di noi se degli occhi pensa a quelle realtà imprenditoriali di cui parlavamo per anni, per decenni, che non esistono più, comprendiamo bene che il problema, la crisi ha segnato fortemente il tessuto economico e anche dal punto di vista occupazionale del nostro territorio. Dobbiamo ovviamente lavorare per cogliere questa occasione di ripartenza. La ripresa ci sarà anche a Salerno.